reparto di polizia penitenziaria, quello di Siena, che abbia carenze d'organico, presumo. E quindi hanno ben pensato di attingere dal reparto d'Arezzo, ma anche lì trova un attimino poco spago, perché noi abbiamo tutti questi numeri. È con queste motivazioni che le sigle sindacali degli agenti di polizia penitenziaria lo scorso venerdì hanno dichiarato lo stato di agitazione. È un provvedimento provvisorio, parla di 2 mesi, quindi le prime unità sono già partite stamattina, avranno carattere di periodicità, a meno che non venga poi interrotto questo provvedimento, quello che ci auguriamo ovviamente, perché non è assolutamente possibile. Però la durata di 2 mesi non è una cosa permanente, insomma, ecco. Quanti sono i lavoratori all'interno del carcere di Arezzo, le guardie penitenziarie? Gli agenti sono circa una quarantina, tra quelli addetti al servizio di vigilanza, alle scorte e alle traduzioni e quelli per attività amministrative. Quindi numeri, insomma, esigui anche per una realtà come quella di Arezzo? Sono esigui, giusti per il momento. Per il momento sì, ovviamente, ma non siamo nelle condizioni di favorire il fianco ad alcuni, insomma. Anche perché resta un carcere ridimensionato, quello aretino. Sì, diciamo che siamo ancora in fase di definitiva di ristrutturazione totali delle sezioni, quelle diciamo grandi, e c'è delle piccole aree aperte che servono per far sì che vengono portati i detenuti in attesa di giudizio e a disposizione dell'autorità giudiziaria competente, territoriale. Comunque il carcere di Arezzo non rischia la chiusura e il conseguente trasferimento sia di agenti che di detenuti? No, no, assolutamente no, questo lo escludo tassativamente, anche perché i soldi sono stati stanziati, confermati e i lavori definitivi sono già partiti per tutta la struttura. Resterà qui il carcere? Sì, sì, certo, certo, certo che sì.